dopo il marrone dei sali affumicati, il rosa lezioso del sale rosa dell'Himalaya, il lapislazzulo del sale blu di Persia e quel salmone meraviglioso del Murray River australiano, è arrivato il momento di presentarvi il solare, il sale più solare che abbiamo. Eccolo qui, sale in fiocchi allo zafferano di Cipro. Io vi farei sentire, a parte il colore, la forma, riuscite a intuire la croccantezza, perché è veramente un tratto caratteristico di questo sale. È meraviglioso come questo riesca a fondere sia la caratteristica della croccantezza, che comunque hanno anche gli altri suoi fratelli, con questo sapore caldo dello zafferano, che comunque già lascia intuire dal colore, uno già si aspetta qualcosa di caldo, di accogliente. Senza contare che questo non è più un sale di miniera, quindi non prende queste caratteristiche dal suolo, ma chiaramente ha l'aggiunta di ingredienti finissimi come questo zafferano in pistilli. Un sale del genere, diciamo, veramente conferisce, per esempio, al riso un tocco meraviglioso, come può essere, per esempio, ecco, un risotto anche semplicemente in bianco, anche molto condito delicatamente, anche con veramente una crema come può essere quello radicchio, un risotto al radicchio, pinoli e sopra una spizzicata di questo qui messo rigorosamente a crudo, quindi al di là della salatura del riso, che quando finisce sotto il dente dà questo scrocchio, caratteristica particolare al chicco stesso. Sembra quasi di mangiare il chicco crudo di riso, ma croccante, riso soffiato. Vi ho presentato il sale allo zafferano di Cipro, il Genuino d'Oro Channel,